regionale o addirittura al Parlamento. La decisione riguardava il Ceneritone e questa decisione è stata presa con una maggioranza di 31 consiglieri. Cioè 31 consiglieri hanno deciso per 600.000 cittadini. 31 persone hanno deciso per tutti. Questa è la democrazia rappresentativa. Ora qualcuno potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un abuso. 31 per 600.000. Ma in realtà la spiegazione è molto più semplice. La democrazia rappresentativa funziona così. Spesso si sente dire che essa è democratica perché vige il principio del governo della maggioranza. Ora, questo principio in sé è compatibile con la democrazia se noi lo confrontiamo con quello opposto, del governo della minoranza, è chiaro. Ma quando abbiamo detto governo della maggioranza, non abbiamo ancora detto niente. Maggioranza di che? Maggioranza di chi? Questo è il punto. E siccome la parola democrazia ha un contenuto etimologico molto chiaro e significa potere del popolo, il principio di maggioranza dovrebbe essere applicato al consenso dei cittadini, cioè al popolo. Noi sappiamo invece che le cose non funzionano affatto in questo modo. Il cittadino che è sovrano, non dimentichiamolo mai, articolo 1 della Costituzione. Il cittadino che è sovrano va a votare, delega altri a decidere per lui e in questo modo aliena, cede l'esercizio della sovranità, rimanendo titolare del potere formale. In realtà non si limita a cedere l'esercizio della sovranità, egli cede la sovranità, perché l'articolo 67 della Costituzione recita che il rappresentante, il mandatario esercita il suo mandato senza vincolo e tra le libertà scritte al parlamentare, al consigliere regionale, provinciale e comunale vi è quella, naturalmente, di votare secondo coscienza, ma vi è anche quella, per esempio, di passare ad uno schieramento diverso da quello con cui si è presentato l'elettorato. E quando un numero sufficiente di parlamentari o consiglieri si esprime in questa sorta di transumanza parlamentare, passa dall'altra parte, come è successo diverse volte, sia a livello nazionale, sia più spesso a livello locale, negli 8.000 comuni italiani, il risultato è il sovvertimento della volontà popolare. E allora io non posso che domandarvi, e domandare a voi, chi è il sovrano in un sistema rappresentativo? Il cittadino, la cui volontà può essere sovvertita, oppure il parlamentare, il rappresentante, che può sovvertire quella volontà. Io credo che sia talmente lampante. Allora, questo avviene, la democrazia rappresentativa è appunto un sistema che prevede che pochi decidano per tutti. Quanto sia compatibile con il sistema democratico, lo lascio giudicare a voi. Allora, questo avviene quotidianamente in tutte le aule parlamentari consigliari, a qualsiasi livello. I cittadini che sono sovrani sono espropriati di fatto da questo potere. Giova ricordare che l'articolo 67 appena citato, che è così efficiente nell'impedire il controllo da parte del cittadino sovrano verso il parlamentare, non lo è altrettanto nell'impedire il controllo, questo sì esiste, che le oligarchie di partito esercitano quotidianamente sui parlamentari e sui consiglieri stessi, e specialmente con l'ultima legge elettorale con cui siamo andati a votare le scorse elezioni politiche, legge che ha non soltanto reiterato il diritto di costoro di selezionare le candidature, ma addirittura ha dato loro il potere di decidere chi siederà in Parlamento, espropriando quell'ultimo simulacro di potere sovrano che era rimasto al cittadino. A questo siamo arrivati.
A questo siamo arrivati. Allora, la democrazia, demos kratos, dovrebbe essere qualcosa di diverso. Dovrebbe essere qualcosa che riesca a coinvolgere i sovrani, i cittadini, tutti. Perché la democrazia è di tutti. Questo è il punto. La democrazia è di tutti. Dovrebbe essere un metodo attraverso cui i cittadini possano essere responsabilizzati nella vita della propria comunità, essere responsabilizzati a decidere sulle sorti della propria comunità. E quando parlo di cittadini, parlo di tutti, delle persone normali, delle persone, diamo una qualificazione, che lavorano, per esempio. Noi qua oggi siamo una panoplia di persone normalissime, abbiamo un